Signori, finalmente ci siamo. Finalmente è tornato il bounce. Finalmente. E ancora non abbiamo visto niente perché martedì è scesa la Squitch. Ma finalmente è tornato il lupo che tanto abbiamo rimpianto per quello che era un tempo. Ma ci ha deliziato finalmente la secondina con degli ottomani. L'abbiamo supervisionati l'altro giorno. Vi lascio sempre il video nelle schede se volete dargli un'occhiata. Ma oggi andiamo a ritagliare un bel videozzo per quanto riguarda il lupacchiotto. Vamo. Ho provato un paio di mazzi con il lupo. Quello che mi ha più stupito è stato quello con Dark Oak. L'ho provato sia col Junk. Lo sto visionando quello con Loki perché sembra essere molto molto gustoso. Ho visto che già su Marvel Snap Zone sono uscite le nuove tier list. Godo. Se state vedendo non si giocano più i soliti 4 mazzi. Quindi godiamo tutti insieme di questa cosa, per favore, prima di andare con il contenuto. Allora, spiegazione breve ma intensa del mazzettino. Non c'è Buster prima che voi iniziate a dirlo nei commenti. No, non mi piace Buster, raga. Non mi piace come carta. Ho preferito mettere la Valchiria. La Valchiria è una bellissima carta che è tanto che non la gioco, ecco. Poi c'è il Dark Oak con Rock Slide e Korg. Bellissima variant, tra l'altro. Abbiamo anche la Vedova perché devo flexare la variant. Esatto, però ho visto che già si possono sostituire, si può potenziare il mazzo bene male con una Sage magari al posto della Vedova. Oppure perché no con Red Guardian, che serve una bella carta tech in questo mazzo. Diciamo che lo scopo funzionario di quello che ne consegue del mazzo è quello di andare a bloccare. A bloccare tutto, a bloccare le pescate, a bloccare qualsiasi cosa con le rocce e anche con lo Spider-Man. Raga, non sottovalutatelo questo Spider-Suino, perché vi posso assicurare che vi regalerà sempre emozioni. E poi c'è la White Widow, perché ci sta sempre bene buttarcela lì. Raga, io ho fatto dei punti immensi con il lupo. Mi fa molto piacere questa cosa e la sto adorando alla follia. Sorseggio intanto mentre cerchiamo il primo avversario da annichilire con il nostro lupacchiotto. Bene, Montagna dell'Eternità. Oh, bello l'effetto di Nico così, frate. Bello l'effetto di Nico. Allora facciamo così, guarda. Facciamo Nico Minoru. Montagna dell'Eternità, gli buttiamo subito la vedova così va a distruggersi. Che poi penso che è il primo mazzo che io gioco con le sorelle. Vedi, Black and White. Figo. Urge trovare una variante per la White Widow. Ho visto già che molti di voi si sono appropriati dell'Arce. Mi fa molto piacere questa roba. Anche quelle 700 è carina, se posso dire. Ma intanto, voi, il lupo, con che cosa lo giocate? Fatemi sapere, perché ho visto veramente tante ma tante robe. Penso che anche voi, se vi siete... avete bazzicato su quel che è Marvel Snap nell'ultimo periodo, da giovedì, diciamo, da quando sono usciti gli Yoda, avete potuto notare quanti mazzi sono presenti. E io non ho trovato il lupo al turno 3. E diciamo che già il mazzo gira male se tu non trovi il lupo al turno 3, ok? Però noi ci abbiamo Dark Oak, no? Noi ci abbiamo Dark Oak, noi ci abbiamo Rock Slide da poter usufruire, oppure gli possiamo in qualche modo limitare la pescata con la vedova. Sai, facciamo la vedova. Facciamo la vedova, così lui non pesca, è a 7 carte. Ok, Palazzo Bianco, quindi lui è un vivente. Il maledetto è un vivente. Ok, allora diciamo che il vivente è ostico. Diciamo che il vivente è ostico. Io direi di fare... Possiamo poter riprendercelo con Beast dopo, sai? Ok. Allora, 1 e 2. Poi, turno 5. Che cosa possiamo giocare? Se mi dai il lupo, frate. Ti posso regalare emozioni col lupo. Va bene, Korg Rock Slide. Poi vediamo se serve... Luffy di Dark Oak. Oppure... Luce avrà Super Skrull? Luce avrà Super Skrull, ok. Però no, non ce ne frega niente. Allora facciamo così. Dark Oak al 100 sulla base degli Avengers. Capito? Tu giochi turno 5 Dark Oak lì. Bite. Rollad che prende. Roccia molto bene. Molto bene. Vedi come puoi distruggere un vivente con questo mazzo. E mo mi dai il lupo, vero? Maledetto di un mazzo. Guarda che pescata. Io Dark Oak lo faccio. Anche perché ci abbiamo anche Slout nella pescata del Palazzo Bianco, e non sottovalutare questa roba. Ora, sì. Diciamo che... Werewolf. Spider-M. E Beast, eh?
Sicché poi mi riprendo Rock Slide, mi riprendo Korg a 0. Lui va a 2. E che poi posso... che posso utilizzare poi? Magari The Hood, magari Falcon o Slout. Bello, però io volevo prendere il demo, lo sai, invece. Invece di Spider. Però Spider-Man è una bella carta. La devo fare subito perché altrimenti non la faccio. E io andrei così. Andrei così. Dai, vediamo quello che ne consegue. Spero che tu non mi... ah, vabbè. Vabbè. Era la mia carta di Palazzo Bianco. Ok. Psylocke. Behold my mighty hand. Io spero che lui ha preso una quantità di rocce tali da non poter fare niente, capito? Io spero solamente questo, perché altrimenti siamo un pochino fregati della situazione che ci troviamo attualmente. Cosa possiamo fare noi? Madonna, slot qui immenso, però lo rende a Dark Oak, sai? Lo rende immenso. Allora, lui ha Stera, c'ha o Slout. Ok, quindi non ha settato Roccia Psylocke. Lui mi può fare la combo. Mi può fare la combo. Ci avrà Iron Man a 3 e ci avrà il Tribunale a 4. C'ho l'Aprio. Allora, se invece se potessimo pensare alla Valchiria, magari? Facciamo Valchiria qui. Così gli abbassiamo tutto. E poi il demone... e poi il demone... Korg qua, Rock Slide. Potenziamo ancora di più Dark Oak. Bella chiusura. Fammi vedere se è riuscito a fare la combo. Se è riuscito a fare la combo, bisogna vedere come si... Ti prego, dimmi che subito la Valchiria mi regala la vittoria. Fate, dai, andiamo. Siamo chill. Ok, vediamo. 36, super school. Jubilee, roccia, ti prego roccia, ti prego roccia, ti prego roccia, ti prego roccia. Roccia. Signori, Valkyria. Vabbè, Valkyria. Abbiamo vinto ugualmente. Cioè, diciamo che il danno l'ha fatto più che altro il lupo. È arrivato una 3-11, è arrivato molto ma molto tardi. Rispetto a quello che ne deve essere il suo funzionamento. Perché quando l'abbiamo preso? Turno 5. Turno 5 l'abbiamo preso, capito? Ci siamo saltati due turni. E due turni poi, cioè, a parte tutto eravamo sulla base dell'Avengers e non potevamo fare chissà quali balzi. Però, guarda che potenziale, ha annichilito un vivente. Giustamente, ho finito. Giustamente il vivente punta al ciclo, al riciclo delle carte, capito? Se tu già gli metti tante ma tante rocce quanto alla madre puttana, cioè, capito? Questo perché non ha nome? Dici lui si è messo solamente un trattino. Spider-Man, fammi vedere che cosa puoi beccare. E vediamo intanto, ci facciamo un'idea del mazzo. Questo serve a più che altro Spider-Man. Intanto gli prendi... bello US Agent. Oh, ma quanti mazzi sto incontrando con US Agent? Raga, io l'ho pinnato. Io non so voi, ma io ho dovuto pinnarlo. White Widow. White Widow e poi direi Korg più Falcon. Peschiamo, sì, vediamo. Valkyria, va bene. Dai, mi sta piacendo Valkyria. Adesso manca pochissimo nelle conquest per prendermi la variant, perché è veramente orribile. Così passiamo da una tonalità di colore a un'altra. Poi con quella variant, non so se l'avete vista. Ma sai che io ti farei Korg più Falcon, fratello, qui sul tunnel quantico. Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa di interessante qui. Lui ha giocato Wasp, lui ha giocato US Agent, e cos'è questo? Un Patriot? Vediamo, che mi fai pescare? Mico Minoru con l'effetto. Cerebro. Ah. E io Cerebro, che gli devo dire a Cerebro? L'unica cosa che gli posso dire a Cerebro è fare in modo che... io... Spider-M di nuovo, fratello. Spider-M di nuovo. Rock Slide gli facciamo pescare ancora più rocce nel mazzo. Spider-M gli facciamo prendere un altro Piggy. Ok. E prendi. Bello Luke Cage.
No, vabbè. La combo. Cerebro mistica, c'ho. Cioè, vedete, avete visto che adesso il Luke Cage si può mettere benissimo. Godo. Si può mettere benissimo in Cerebro Attack, così gli dà più stabilità, no? Quel maledetto. Però io c'ho mistica Dark Oak. Ora. Per dire. Io c'ho mistica Dark Oak. Tu fai così, un attimo, togli tunnel quantico perché lui ne approfitterà per ciclare le sue robe, esatto. E la chiudiamo con mistica, scusami. Signori! Signori! La sua magic ha salvato completamente il game. Per il momento. Mamma mia, frate, poteva essere. Cioè, non lo so, ero prossimo al quit. Ero prossimo al quit. E come, che ti devo raccontare adesso? Possiamo puntare a fare. Questo? Allora, a me il demone serve, va bene. Però vuoi che gli metti un'ulteriore roccia nel mazzo? Ma vuoi tu che gli metti un'ulteriore roccia nel mazzo e poi riprendi tutto? E poi ti riprendi tutto. Ah, ancora. Allora, il problema è che lui, in una location totale, con questo Cerebro, metti che lui c'ha pure Blue Marvel. Metti che c'ha pure Blue Marvel. Quanto ammonta? 7x4, 28 punti a location, metti che riempie tutto, dai, ipotizziamo. Ah, ma mi ha dato mistica... Con l'effetto del Cerebro. Ah, devo leggerlo, sì. L'effetto devo pure leggerlo. E ho 28 punti. Ma quella è la mia carta? O ce l'ha pure lui così? Ce l'ha pure lui così. Sì, eccola qua. Non mi ha fatto pescare, va bene. Punto della situazione. Persa? Persa. La voglia si è persa. Perché... Lui farà altri 14 punti qui e non basterà. Però io qui... Come arrivo? Come arrivo? Posso arrivarci? Ma nella vita, però, non posso arrivarci alle sue robe. Mi dispiace. Andà via. Hai capito tu? E vedi, forse con un Red Guardian qua dentro lo possiamo provare subito a metterlo al posto della vedova, sai? Vediamo! Vediamo, anche perché... Mo ci sto pensando a sta roba, perché i Cerebro 3 in questi giorni ne ho trovati veramente pochi. Ma da ieri sera... Ma proprio da ieri sera... Ne ho trovati tipo 5-6 per tutti i giorni che io non ho trovato sti Cerebro, capito? Gorg, subito. Subito Gorg. Intanto gli diamo fastidio, ma di un fastidio, frate, immane. Oddio. Bella dimensione nurra, sai? Dimensione nurra è molto bella, però. Ma io uno snappettino lo proporrei. Mi dai il lupo così possiamo ammirarlo al turno 3. No, così tutti possiamo ammirarlo al turno 3 e vedere le sue gesta. Sebastian Shaw, io godo come un suino, esatto. Laboratorio mi ha utilizzato. Mi interessa? No. Non mi interessa. Li pesco io. Ah, dici. Ok, lui c'è proprio Wong. È un Silver Surfer. C'è Magic, è riuscito a fare Magic. Ehi. Sai qual è il problema in tutto ciò? Che se faccio così mi riempio la mano. E allora fai così. Vediamo. Anche perché, allora, questa location è molto buona, però è fastidiosa. Ma è fastidiosissima. Ok. Io non prenderò mai tutte le mie carte, perfetto, mi fullo. Perché mi fullo. E ora, Wong.
Ti rendi conto che questa situazione è veramente molto disastrata? Cos'è questo bug che sto vedendo? Sono letteralmente incartato, io devo fare così e basta. Per poter pescare ancora. Hai capito quanto mi sta rompendo questa sta dimensione NUR? Oh, grazie. Adesso che posso giocare, snappettino. Perché adesso arriva Red Guardian e vamos. Vogliamo provare ancora la spada Rem? Ah, praticamente io mi riprenderei questi. E lo facciamo così. Uno, due e tre. E li giochi questi, dai, li giochi. Voglio pescare tipo Dark Hawk, capito? Però, boh, c'è solamente 5 carte del mazzo. Anche la Valchiria, magari, non lo so. Però il fatto è che noi già gli togliamo Wong, capito? Già con Wong facciamo veramente tante, ma tante di belle, belle cose, capito? Vai a 5 e con questo vai a 6 e peschi. E basta. Cioè, se mette un ulteriore dio qua, capito? Poteva essere molto complicata la situazione. Dai, fratello. Fammi vedere come riesci ad uscire da questa situazione ambigua. Immagini, mi fa tipo la magic, no, per prendermi Wong. Madonna, madonna, madonna. Il problema è che l'unica carta che non mi può dare lui, cioè il mazzo, è Valkyria. Ragazzi, se mi dà Valkyria io non so co... Non ha giocato. Why? You don't play? Victory. Boh, facciamoci l'ultima, vi devo dire. Non so che gli è successo al ragazzo. Ha abbandonato la nave prima dell'appoggio. Mi ricordo un certo capitano, non so. Irreprensibile 22. Becca di questo intanto, vediamo che c'hai. Mamma che bello, beccare sempre in prima mano Spider-Man, raga. È una coduria, guarda che bello, guarda, si prende lo dog in mano. Maledetto, maledetto. Io ogni volta che lo incontro contro, appunto, bestemmio perché mi riesce a prendere tutte le combo possibili e immaginabili. Questo suino qui, maledetto. Dai. Ah, intanto vi faccio vedere, guarda che cosa prende. È un vivente, prende Iron Man. Prendimi Redulco. Ah, vabbè, non si sconta però. È una 4-5 che non si sconta, dici tu. Ah. È il doppio core che è gustoso. Poi devo fare Falcon. Riesco a pescare poi. Non lo so. Sai che non ne ho idea. Perché poi sono tre carte. Io faccio così, io pesco però, vado a 7. Vabbè, teoricamente io devo fare il lupo il turno 3. Questa volta ce l'abbiamo il lupo, quindi intanto li mettiamo. Lui mette Jeff, ok. Madonna, se mi dai anche Rock Slide, lui non pesca più. Oh. Uh-huh. Werewolf. Magari qui. Magari qui. Lui si prepara a fare veramente tante ma tante di quelle cose con lei, madonna. E che bisogna farlo? Io direi di fare White Widow più Falcon. Sono 3-5 carte. Madonna. Cioè mi ha rovinato tutto, i Raptor mi hanno rovinato tutto. Vabbè però dai. Eh? Friendly neighborhood Spider-Man here. Ok. Va bene. Nel senso, non mi va tanto male me la situazione qui. Esatto. Il problema è questo. Il problema è sempre la mano, vabbè. Il problema è sempre la mano. Allora, Red Guardian qui è una merda. Perché Red Guardian qui è una merda. Doppio Rock Slide. Mamma mia. E colgo qui. Non lo so, non mi ispira sta roba. Io farei solamente doppio Rock Slide e basta. Per me è urge Dark Hawk, frate. A me urge Dark Hawk, altrimenti qui non la raccontiamo.
Teniamo Gorg e vediamo come va. Ma no, ma buttiamolo. Ma buttiamolo. Doppia Gitti? Visione, addirittura. Non abbiamo la prio, quindi questa è una cosa molto buona, perché noi abbiamo una Valchiria prepotente, sai? Ci abbiamo una bellissima Valchiria prepotente da poter usufruire noi. Valchiria, vediamo se la claccia. E poi io non so se... se basta. Se basta tutto ciò. Non lo so se basta. Perché se faccio Valchiria io spero di vincere qui con il lupo. Capito? Vedi, lui può spostare robe con visione, ok, ma c'ho solamente uno slot libero, quindi deve, cioè, deve, come il Tetris deve fare sto ragazzo adesso. Che può spostare il primo Jeff col secondo. Victory. Va bene. Vabbè, l'importante è che lui ha brillato, poi quello che hanno fatto gli avversari a noi non ci riguarda, perché alla fin fine i nostri punti ce li siamo portati a casa. Cosa ne pensate del lupo? Eh? È piaciuto? È ancora... Io ve l'ho detto, ancora bisogna vedere. Bisogna vedere martedì con la spot, quello che ne consegue di tutta questa cosa. Fatemi sapere con che mazzo state utilizzando tutto, il lupo, oppure quale altre oda. Capito? Che mazzo state utilizzando, nel senso. Noi ci vediamo stasera, andiamo a giocarci il VIP stasera, è vero, oggi è domenica. Quindi buona domenica, e noi ci vediamo dopo. Ciao, un bacio.